书单。Ciao Hunters, come state? Benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII. Mi sarebbe piaciuto avere una libreria così, un posto del genere. Anche se io forse ho i videogiochi al posto dei libri. E questo è il planetario? Comunque, quando mi vedete che guardo da questo lato è perché lì c'è il monitor con l'orario di registrazione e l'orario attuale, quindi ogni tanto sbircio per vedere quanti minuti di registrazione siamo e anche per capire che ore sono. In effetti dovevo metterlo davanti, ma non ho, per ora non ho spazio davanti. Ok, vedere lo stato puro. E quindi opla, grande lui. Ora tipo che trovo qualcosa di raro, penso. Che è, dinosauro? Nanaki o kitaete kureta sou ja na. Soto no sekai yo koso. Nanaki no goyūjin gata. No, infatti ancora non si può uscire, dobbiamo completare la visita. Ci sarà qualcosa nascosta che non abbiamo visto, forse sopra, io? Ecco. Nanaki no mukashi no eizō ja. Ma sembra uguale, non sembra da piccolo. Makuon! Qua che c'è? Sottomarino? Ok, si sale? In questi giorni stavo pensando anche ai miei modellini di Saint Seiya e forse è arrivata l'ora di iniziare a pensare di sia completare la collezione. Questo ovviamente dipenderà dagli eventi e quindi dalle cose che si scambieranno, venderanno, eccetera eccetera, perché ovviamente se vendi una cosa o se vendi un lotto di cose puoi acquistare i pezzi mancanti, e devo valutare anche di mettere una vetrina per finalmente esporre i modellini. In effetti per la versione attuale, quindi quella che stavo collezionando, quindi la versione giochi preziosi Bandai, non me ne mancano molti, forse un 6, forse un 5, ma credo un 5, 5 modellini. E poi iniziare con quelli giapponesi che completeranno i mancanti, perché nella versione italiana non erano tutti presenti i cavalieri dello zodiaco. Nella versione italiana mancano alcuni dei cavalieri di Nettuno, quindi i cavalieri del mare, una parte dei cavalieri di Asgard, poi mancano i cavalieri neri, quindi i cavalieri oscuri,
E anche la versione dei cavalieri normali in gold, anche se quella ce l'abbiamo. Abbiamo i, diciamo, la versione con le scatole dei DVD Movie Edition. Comunque, completare anche quest'altro pezzo di collezione, perché abbiamo visto comunque che i prezzi stanno salendo, e quindi se è un peccato, dopo che ho raccolto più di un tot di modellini e poi non riesco a completarla, perché magari un modellino costa più di 100 euro, e non è proprio il periodo di spendere più di 100 euro un modellino. Guarda, c'è una macchina da cucire Singer. E quindi pensavo anche di fare questa cosa, quindi di iniziare a organizzarmi per l'esposizione dei modellini. Cos'è? La voce del pianeta. Che è Gaia? È una weapon? Saranno le weapon queste? Infatti. Makoro. Vediamo che c'è là dentro. Poi in questa settimana ho trovato anche un negozio, un vecchio negozio che frequentavo un po' di anni fa, che ha qualche rimanenza di retro game, ma oltretutto di accessori. Ho visto che ha un pad della Neo Geo versione CD, che io comunque lo cercavo per sostituire il mio che è guasto, e quindi penso che ci tornerò, anche perché il prezzo non era alto, era molto basso. E poi vedere meglio comunque cosa c'è, perché magari ci sono pezzi molto interessanti al prezzo, diciamo, più basso. Questo è il planetario. Si sale? Hai mai sentito il cosmo dentro di te? Bello. Veramente bello. その仕組み。命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星は、わしらの星。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。 Questa è la vita, l'essenza. では意識、心、精神はどうじゃ。実は精神も同じく星に帰るのじゃな。 星に帰った精神混じり合い星を駆け巡り星を巡り
Wajiri. Wakare. Wajiri. Life stream to yobareru uneri to naru. Life stream. Sunawachi hoshi o meguru seishinteki energy no nagare ja na. Hoshi ga hoshi de aru tame ni wa 精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃが、その精神エネルギーがなくなれば。 Cazzarola, visto che fanno? Il mago distrugge i pianeti? Che prende tutta l'energia dello spirito del pianeta e quindi arriva che la prosciuga, toglie la vita dai pianeti. Quello che ho detto io. Sono Tori. Mo.機械の中で消費され消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか。そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか。親切？いや、親切じゃな。うん。 La sala degli incontri, capito? Eccole le donnine, come si avviano. A noi non ci fanno salire? Sì. Tanto comunque Cloud è stato donna per un periodo, è diventato Claudia, quindi può salire anche lui. Se sale. Però sta salendo e mi dice di scendere. Ma infatti secondo me noi dobbiamo scendere. Oh. Dai Harry Potter. Harry Potterino. Live stream. ぐるいの血が消えれば星は壊れ。うん。避ける方法はないのか。例えば、めぐるい。そんなことはし。だが、わし、これほど親しも生命学。わしはもうじじじゃ。じじじゃ。これでち。 Un Commodore 64. Comunque oltretutto dovrei anche risistemare il museo. E ogni volta che finisce l'evento Etna Comics comunque mi dedico a sistemarlo, a rimodernarlo, visto che ogni volta comunque portiamo via le TV. E quindi
ci toccherà, mi toccherà risistemare e rimodernare il museo. Vediamo questa volta cosa mi invento per renderlo comunque sempre più accattivante, più interessante, con nuove esposizioni, quindi cose comunque molto molto di interesse storico per il mondo del videogioco. E quindi vedremo un po' il da farsi anche su questa cosa. Non so se ci farò un video al riguardo, se magari vi interessa, poi facciamo un sondaggio, vediamo a chi può interessare un video sulla sistemazione, quindi rimodernazione del museo, soprattutto reimpostazione, quindi delle cose esposte nelle vetrine, quindi sia allestimento ma anche a livello comunque di accessori, anche l'utilizzo delle console stesse, quindi la possibilità di testarle per chi viene a visitarlo. Una cosa interessante, almeno a me mi fa piacere fare questa cosa, così chi ci viene a vedere trova comunque un locale sempre aggiornato, sempre alla moda e sempre carico comunque di cose. Mi sa che stiamo sbagliando lato. Ok, si deve salire. Ok, spero che queste chiacchierate durante il gaming non vi dispiacciono, quindi se vi fa piacere comunque che parliamo e vi racconto delle cose. Invece l'incontro allo studio, abbiamo sbagliato qualcosina, vediamo dove abbiamo sbagliato. C'era qualche porta, qualcosa che non abbiamo visto sicuro. Vediamo, qua è tipo un labirinto, ecco. Doso da qui? No, qua c'è roba? Questa ce la prendiamo tutta? Ci ricarichiamo di questa robina qua? Sono in pratica macchine da scrivere giganti trasformate in tastiere per computer. Che tecnologia, pazzesca. Ok, mi sa che abbiamo sbagliato qua. Vediamo. Qua c'è ancora robina. E ce la prendiamo. E che c'è? Ok. Bisogna risalire. Io penso che c'era qualche porta che non abbiamo visto, o qualche scala probabile. No. Ok. Sì. Osore. Mi sa che dobbiamo entrare. Ok. Oh. Se ci arrivava addosso, succedeva. Arango.
Sembrava giusta la strada. Ah, forse l'abbiamo trovata. No. No. No, no. No, no. Da qua si sale. Madonna, è un labirinto, ragazzi. È un labirinto. Assurdo. Mi sa che dobbiamo riscendere dentro. Vediamo. Arango. Oppala. Oh, qua già siamo stati. Madonna, ci stiamo girando intorno. Allora, saliamo tutto. Da qua aumenta, da qua diminuisce. Quindi allora c'è un posto di mezzo, tipo una terra di mezzo, che in pratica dovrebbe essere il posto giusto. Allora, vediamo un po'. Apriamo la mappa. Dice che è qui. Ok. Quindi forse dobbiamo prendere l'ascensore o no? Proviamo? Ce lo fa prendere? Ma io penso di sì. Sì. Ci fregava perché appena noi ci avvicinavamo verso la direzione, i metri diminuivano. Quindi ti dava la sensazione che era giusto, invece era sbagliato. Visto come ci fregava? Oh. Ok, va bene. Semina. Ok, questo ci fa strada. Questo ci fa strada. Questo per capire la telecamera come si muove. Visto? Non entra all'interno delle persone. Darika. Semina ancora? Questo che vuole? Arang, vabbè. Ok, ci siamo. Oh, dove sono? Ma scusa, come sono arrivati qui così velocemente? Mentre noi ci abbiamo messo 2 ore. Oh. Anata no taikendan o kikasete kudasai. In effetti si poteva cambiare prima. Watashi sono Life Stream ni ochitan desu. Life Stream. Life Stream no naka wa totemo otsukushii tokoro de ironna koto o omoidasu desu. In effetti lei ha avuto un'esperienza pazzesca. È stata l'unica ad avvicinarsi così tanto. Ma Tekini, Kikini, Tachimukau Bekinandes. Demo Tatakai Kataga, Mada Wakarimase. Koko de Wakaruto Motandeskedo. Semegako, he has the Wakija nine des. Kowagara Seritsumori Marimase. Tada
ごめんなさい。うまく話せなくて。気にすることはありませんよ。Battiamo le manine. ここであなたを待っています。と。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。さあ、そろそろ星送りの刻限です。皆さん、キャンドルへと向かいましょう。先に行ってるね。Comunque ho visto che in Giappone ultimamente è successo qualche problema con i turisti. Di questa cosa mi dispiace tantissimo, anche perché noi quando veniamo in Giappone massimo rispetto, ovviamente per sia i giapponesi, ma in generale anche la cultura del Giappone. Anzi, addirittura noi aiutiamo di solito anche qualcuno che ci capita magari che ha bisogno di aiuto. Abbiamo notato che molti, diciamo, evitano l'approccio e anche avvicinarsi a qualcuno di giapponese, quindi magari non lo aiutano. Ad esempio, una volta abbiamo aiutato una signora con il passeggino a salire sulla metro e i giapponesi non l'aiutavano. Comunque erano entrambi giapponesi, però hanno evitato l'aiuto. Quindi mi è capitato diverse volte di in prima linea di mettermi lì magari ad aiutare qualcuno. E mi dispiace tanto comunque che gli stranieri stanno creando disturbi quindi alla cultura giapponese. Questo sicuramente ci penalizzerà, quindi sarà un problema e il turista verrà visto sempre più negativamente dai giapponesi. Mi spiace tanto, ma non siamo tutti uguali. Comunque c'è sempre qualche testa calda, qualcuno magari che non rispetta le regole. Ma penso che anche tra voi giapponesi comunque c'è qualcuno magari che rispetta meno le regole. Purtroppo non ne possiamo fare a meno di questa gente, perché ce la troviamo sempre in qualsiasi tipo di cultura o città. La gente ignorante purtroppo esiste ovunque. Comunque speriamo che si risolve presto questa situazione e che, diciamo, non ci sono danni permanenti o danni comunque esagerati fatti dai turisti. Comunque non mi ha fatto piacere per niente sentire questa cosa, anche se già immaginavo che prima o poi finiva sui telegiornali, perché comunque conosco bene questo genere di cose. Da noi ne succedono tutti i giorni, quindi mancanza di rispetto purtroppo ce n'è tanta, sia della cultura ma in generale del prossimo, quindi proprio dell'essere umano. Che succede? C'è il fuocherello? Mi sa che è morto qualcuno. Questa sarà l'usanza. Infatti. O no? Stanno facendo un rito di preghiera.
Tipo per la madre del pianeta. E anche questo episodio finisce qui. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare qualche like e commentate. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao Hunters! The Underhill Collection in Japan. It's a lover.